Il panorama rupestre di Terra d'Otranto è ricco di caratteristiche peculiari e bellezze pittoriche e architettoniche, che spesso nascondono storie di vita minima assieme a quelle della grande storia. È il caso di una cripta che si trova in Agro di Copertino, che custodisce una storia vecchia di oltre 700 anni. Mettiamo dunque insieme le tracce sommarie per giungere a godere appieno di questa opera d'arte. Nel 1305 Filippo, figlio del re Carlo II d'Angiò, avviò una campagna militare per l'invasione dei Balcani, ingaggiando ovunque mercenari. La spedizione però fallì ben presto e nell'ottobre del 1306 Filippo rientrò in Italia. Fra i cavalieri che fecero il ritorno con lui ripassando il canale d'Otranto c'era il francese Soret, che fece una sosta nella contea di Soleto, precisamente nel feudo di Galatina, che già dal 1268, insieme ad altri territori, era stato affidato ad un comandante della flotta francese. Nel 1299 Carlo I d'Angiò aveva ceduto la contea di Soleto a Ugo del Balzo, anch'egli venuto dalla Francia. Probabilmente fu quest'ultimo ad affidare al connazionale Soret l'incarico di castellano del castello di Copertino. Così il cavaliere francese si stabilì in loco sposandosi. Non si conoscono le precise ragioni che lo spinsero a far realizzare, intorno al 1314, in aperta campagna, nel pianoro paludoso posto tra Copertino e Galatina, la chiesa rupestre dedicata all'Arcangelo Michele. Egli affidò la decorazione del tempio ai più noti frescanti di Soleto, Nicola e il figlio Demetrio, come ricorda un'epigrafe in caratteri bizantini. Questa venerabilissima chiesa, dedicata all'arcistratega Michele, è stata costruita e ornata di pitture dalla devozione del cavaliere Soret e della sua sposa e dei suoi figli nel regno di Roberto III, figlio di Carlo. Voi che leggete, pregate per essi il Signore. Tra le pitture a tema religioso dell'ipogeo si distingue quella che raffigura il tenero abbraccio tra il cavaliere Soret e la sua sposa, in un soffitto ricolmo di stelle. Probabilmente la sua presenza tra le decorazioni della chiesa è legata ad un voto fatto da Soret all'Arcangelo Michele, condottiero delle milizie celesti, per un felice ritorno in patria. Infatti, intorno alla coppia felicemente innamorata si registra la presenza di parecchie stelle a otto punte che di solito nel Salento accompagnavano gli affreschi ex voto. Una storia affascinante che lascia intravedere il mitico tempo dell'amor cortese cantato dagli immortali poemi medievali incendiati dall'amore di un cavaliere per la sua dama.